Buongiorno, benvenuti a tutti, gli amici di sempre e gli amici nuovi che abbiamo incontrato lungo la strada. Siamo qui in un'occasione particolare perché il Festival del Verde del Paesaggio compie 10 anni. Naturalmente non avremmo mai pensato di non poterlo festeggiare con tutti voi all'auditorium, come sempre, abbracciandoci. E invece dobbiamo, diciamo, ognuno essere nel suo giardino dei sogni e comunque ci ritroviamo insieme. Questi 10 anni sono stati speciali per tutti, per noi sicuramente. È un evento che è cresciuto grazie all'apporto e al supporto di tutti voi. Ci avete regalato moltissimo, ci avete ispirato, ci avete corretto. A volte anche noi abbiamo ispirato voi. Il risultato è un appuntamento atteso, e molto fertile, molto vitale, molto forte. Questo anche forse nella disattenzione da parte delle istituzioni. In qualche modo questo ci ha consentito di crescere più liberi. Ci sentiamo un po' come un bambino che ha la fortuna di poter avere un'infanzia selvatica e che può arrampicarsi sugli alberi, può cadere nel fango, sbucciarsi, avere le bande di amici. Tutto questo gli insegna moltissimo. Certamente questi tempi così complicati andranno capiti e questo è un inizio, è un modo per iniziare a ragionare su delle cose anche in modi nuovi. Diciamo che noi in questi anni abbiamo sempre ricevuto da voi molti regali, perché in qualche modo ogni anno è stato il nostro compleanno, e per questo anniversario particolare abbiamo ricevuto dei doni veramente speciali. Siamo così proprio toccati, commossi dalla partecipazione e dall'affetto. Leggiamoli insieme, ascoltiamoli, guardiamoli. Sono veramente frammenti preziosi di sapienza, oltre che di cuore. Purtroppo non posso abbracciarvi tutti, non posso ringraziarvi tutti uno per uno, perché siete tantissimi, talmente tanti che noi pensiamo che 3 giorni non basteranno e per cui il festival proseguirà anche dopo e diverrà una casa sempre più grande e sempre più accogliente. Voglio però ringraziare Franco Zagari. Franco ha una fiduciosa incoscienza che ci ha regalato e che ci ha accolto e guidato fin dai primi giorni. L'anomalia di questa edizione del festival, che è così poco rumorosa, chiassosa, colorata, profumata, quasi una danza sfrenata, rispetto agli anni passati, lascia lo spazio con gentilezza, direi, ad una pausa e a dei pensieri. Noi siamo convinti che questo sarà un inizio di un cammino diverso da quello che avevamo intrapreso fino a poco tempo fa. È un cammino in parte sconosciuto e che per questo ci incuriosisce e ci stimola moltissimo, ci conforta l'idea di avervi al nostro fianco e quindi siamo felici di essere con voi. Vi chiediamo come sempre di commentare tutto quello che vi è piaciuto e che non vi è piaciuto e di continuare a costruire questo appuntamento insieme a noi, che avrà ancora una vita lunga e tante cose da dire. Grazie e buon divertimento.